Buongiorno, signor Ford. Buongiorno. Ascolti, qua fuori proprio che c'è una signora che desidera parlare con lei. Una E certa signora Quickly. fate entrare. La faccio passare? Sì. Prego, signora. Quale sarebbero interessate ad incontrarmi sempre di mattina, tutte e due. E ve l'ha detto la signora, l'orario? E allora riferite alla signora che io dalle 10 alle 11 sarò, ovviamente. Arrivederci, signora. Niente male, in effetti. Devo dire che il buon vecchio John c'ha ancora un corpo che fa colpaccio su due signore, peraltro. Bene. In effetti, le lettere hanno anche avuto effetto. Proprio bravo, John, proprio veramente bravo. Ti devi fare i complimenti. Signor Falstaff, è Sì. incredibile. Vengo a portarle un'altra notizia. C'è Ah, che notizia? qua fuori un'altra persona che vuole parlare con lei. Un'altra. Ebbene sì, è un E certo signor Ruscello. chi? Ruscello. Sì, ha detto così. Ma Ma se vedesse quello che ha portato una bella damigiana di vino. una bella damigiana di vino. E sembra buonissimo, è della Spagna. Della Spagna. Ma facciamolo entrare, signor Ma Ruscello. certamente. Buona bevuta. Grazie. Prego, il signor Ruscello. Buonasera, signor Buonasera, Falstaff. signor Che piacere conoscerla. Ruscello. Finalmente. Prego. Grazie. Ho sentito parlare tantissimo di So che lei è un personaggio famoso in città. Una persona distinta, Sì. ben messa, ricca, elegante, proprio quella che Grazie. fa al caso mio. Perché, senta, signor Falstaff, io sono qui certo per denari. No. Non voglio niente da lei. Sono così ricco, ho tanti di quei quattrini che potrei riempire tutta la sua casa. Anzi, le ho portato questo sacco di denaro. La prego di accettarla. Ma cosa dovrei fare io per accettare tutto questo denaro? Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare un piccolo favore. Sono Sono innamorato da un sacco di tempo.
una donna sposata. Oh, che disdetta! La corteggio. Mm. Lei è molto fedele al marito, però da un po' di tempo a questa parte mi sono arrivate delle voci sul suo conto. Insomma, parliamoci chiaro. Fa la carina con altri uomini e non vuole fare la carina con me. Non si capisce che cosa ho io che non può fare la carina con me. Questa è la signora Ford. La signora Ford? La conosce? Sì. Ah, e come ci sembra? Carina. Carina, signora, bellissima. Carina. E che fa? Mi puoi aiutare? E cosa dovrei fare io esattamente per aiutarla? Lei la deve fare. Innamorare di me. Di lei? E certo. Io? Mica di lei. È chiaro che sanno che ci abbiamo concluso. Non lo so, può trovare degli escamotage, può cercare di sedurla. Guardi, io devo dire che proprio stamattina la signora Ford mi ha mandato una missiva chiedendomi di poterci vedere dalle... Come? 10 alle 11 a casa sua. Quindi io potrei... A casa sua? È a casa sua? Sì, a casa sua. Il marito a quanto pare non c'è, non ci sarà, quindi il marito ha detto non c'è? Non c'è, mi hanno detto che non c'è. Quindi io andrò lì, farò del mio meglio per fare in modo che la signora, diciamo, crolli fra le sue braccia a fronte di questo generoso suo dono di danaro. Quindi possiamo anche rimanere che più tardi, sì, verso sera, ma proprio lei passa, sì, e certo. Io le faccio sapere come è finita. Va bene? Sì, ci possiamo congedare. Ci sì, siamo certo. Congedati. Sono nelle sue mani. Ci siamo congedati. Vabbè. Arrivederci, signor Uccello. Ma perciò questa pezza di disgraziata di... meglio che non lo dico. Io sarei un cornuto, un becco. E io che pensavo che fosse una santa donna. Ma cose di pazzi. Però glielo farò vedere io a mia moglie. E a questo pezzo di bell'imbusto. Ma... vado a casa. Oh, buongiorno signora Peggi, che c'è? Signor Ford, stavo proprio venendo da voi. Il mio paggetto. Carino il paggetto. Sì, ma io non vi voglio intrattenere, cerco vostra moglie. Mia moglie, mi è a casa. Certo che è a casa, mia moglie a quest'ora è sempre a casa. Allora vado a casa a trovare la vostra moglie. Perché a casa da mia moglie? Come? La vado a trovare, abbiamo cose di cui parlare, tanto per avere un po' di intimità per due. Col paggetto, sì, che un pezzetto. Sì, vada. Alice, a che punto siamo? Allora, presto, bisogna chiamare i servi. Sì. Mettere tanta biancheria e lasciare un gesto di lato. Sì, perfetto. Io vado. Devo andare, ci vediamo dopo. Aspetta, no? Chiamo del servo. Ah, il servo, non vado, Alice. Aspetto un servo. Servici. Grazie. La biancheria. Grazie. Signora Ford, mio gioiello sublime! Oh, come sono contenta di vedervi, veramente! Ma io ti amo immensamente e vorrei anche che tuo marito fosse morto per fare di te la mia lady. Addirittura morto lo vuole, morto! Signora, sì. C'è la sua amica, la signora Pidge! Agitatissima! Che succede? Non lo so, facciamola entrare! Alice! Alice, un guaio! Cosa? Un guaio! Cosa? Mi sto... Cosa? Mi sto...
Scusa, tuo marito che sta venendo con tutta Winsor. Ti sta cercando, vuole coglierti in flagrante. No! Sì, sì, no! Sì, sì, presto, il cesto. Se c'è qualcuno qua dentro, mi raccomando. Sì, c'è qualcuno qua dentro. Qualcuno c'è, si nasconda bene. Qualcuno. Mettiamo nel cesto. Ma non ci entra in questo cesto. Ci entra, ci entra. Ah, hai visto chi c'è qua? Ma bravo, presto, servi, servi, servi. Buttato, 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 tutto bucato, vieni via. Servitelo! Portatelo! Al fiume! Al fiume, fiume! Da Vinci! Da Vinci! Da Vinci! Da Vinci! Da Vinci! Buongiorno! Che è questa confusione? Che succede? Niente, stavamo portando il bucato a Napoli! Il bucato! E certo, questa famiglia per gli sporchi da lavare è piena di sangue! È bucato! È bucato! E cosa senti? Io dico una cosa importantissima. Sì, caro, cosa ti chiami? Mi servi? Perché io sento puzze di bruciato. Ma oh. Per favore, servi. Ma dai, ma così stai male? Ma aspetta, ma sei esagerato. Senti, peggio, fatti tu, un minuto, io so che cosa ma... si tratta. Allora, servi, qua ci sono le chiavi. Andate per tutta la casa, perché tu non me la racconti giusta. Sei caro, non mi sento, non ci sento. Andiamo a girare tutta la casa, andiamo a girare che tutta deve la fare casa. Queste scene. Perché? Tu sei sicuro di tua moglie? Ma guarda, da solo sicuro, ma figurati, figurati. Ma così stai male? Guarda, io ho motivi di sospettare la signora. E facciamo come dici. Andiamo a cercare. E andiamo a cercare, forza, la chiave. Girate, cercate, sguinzagliate tutti i servi. Dove andiamo. Sono le cose? Qui non c'è nessuno. Peggio, aiutami tu, per favore. Già, in una non c'era nessuno. E non c'era nessuno. Ma se fosse cose da pazzi. Ma qua c'è niente. Che idee, che idee. Qua non c'è nessuno. Mi sa... Ah. Mi sembra che hanno già visto là. Che mi sono sbagliato. Anche là non c'è nessuno. Forse mi sono sbagliato. Giusto sbagliato, non lo so. Chissà che ho fatto un sogno. Forse è stato il vino, però so. Ebbene. Vi chiedo scusa, peggio, hai ragione. Vi chiedo scusa. E niente, per questa volta. Perdonatemi, pazienza. Pazienza. Uno, due e tre.